finalmente arrivati nel vivo di questo trattamento. Qui ci troviamo nella sauna più grande e come vede c'è uno sfondo autunnale meraviglioso. Di che meraviglia! Intanto che la stanza comincia a scaldarsi, ok? La sauna appunto è un modo per eliminare le tossine attraverso la sudorazione, quindi durerà proprio 10 minuti, anche perché non è consigliato fare di più. E prima però le voglio fare uno scrub al viso per aiutare anche queste tossine ancora di più a eliminare anche le cellule morte, proprio per purificare appieno la pelle, per fare un trattamento completo. Si vede lì in fondo anche la vasca con l'acqua fredda in cui andremo dopo la sauna. Cominciamo con lo scrub. Questo è uno scrub viso con olio di argan e semi di sesamo e olio di sesamo. È di questo bellissimo color viola. E vado ad applicarglielo sul viso. Molto delicatamente. Come sente? La stanza sta già cominciando a scaldarsi. Sente anche l'aria che entra. Sul collo. Benissimo. L'ha sentito bene lo scrub? Non sapevo se mettere più o meno pressione. Dà fastidio, se lo vuoi un po' più leggero o al contrario un po' più forte, aggressivo. Ok. Con il rimanente vado a farmi uno scrub alle mani anch'io. Sempre molto piacevole. Molto bene. Andrò
Andrò a mettere quest'acqua con oli essenziali sopra le braci in modo da diffondere questi aromi e diffondere anche il vapore che si andrà a creare. E poi per diffondere ulteriormente andrò a lavorare con l'asciugamano e a diffondere in tutta la stanza questi aromi, questo vapore. Adesso, tanti bei respiri e se non ce la fa più usciamo. Adesso rimettiamo l'acqua. Questa è la seconda acqua aromatizzata con diversi oli essenziali. Ultima gettata di oli essenziali, poi ultima diffusione e ci siamo. Personalmente adoro il suono dell'acqua.
Voglio provare a indovinare qual è. Come va lo scrap? Adesso ci dirigiamo verso l'esterno e verso quella tinozza d'acqua lì, è circa 12-13 gradi, quindi è circa 12-13 gradi, quindi sarà bello intenso il contrasto, ma è proprio anche questo il bello.